Buongiorno a tutti ragazzi, buona domenica, come state? Beh, spero tutto bene, giorno teoria di riposo, per tanti non per tutti, e quindi spero che possiate passare al migliore dei modi. Poi alle 18 gioca la Juventus, quindi ci troviamo qua per fare anche il punto della situazione, per vederci, gustarci, divertirci durante la partita tutti insieme, e poi per tutti quelli che saranno i video post partita, le analisi che ci porteranno a giocare l'ultima partita prima di una pausa nazionale. Ieri ho letto tanti commenti negativi all'interno del video della conferenza stampa di Allegri, non tanto per la conferenza stampa in sé, quanto più perché ho letto tanto pessimismo tra i tifosi bianconeri. Io invece credo che oggi la Juve possa fare risultato con l'Atalanta. Attenzione, fare risultato non significa per forza di cose vincere, si potrebbe anche pareggiare, però io ho visto che negli ultimi anni la Juventus con l'Atalanta ha sempre fatto delle partite diverse rispetto a quelle che poteva essere lo standard. Non significa che la farà anche oggi, non significa che si vincerà o qualsiasi cosa, però sicuramente con l'Atalanta Allegri ha sempre messo quel qualcosina in più, proprio perché secondo me è consapevole che se con l'Atalanta non giochi a certi livelli, a certi ritmi, poi diventa complicato. L'ha specificato anche ieri in conferenza stampa. Poi io vi dico la verità, lo dicevo ieri, lo dico oggi a maggior ragione, io credo che la Juventus oggi debba provare a vincere, debba voler vincere questa partita, perché avete visto i risultati di Inter, Milan e Napoli ieri, Inter hanno fatto 10 gol, quindi è assolutamente necessario, anche perché la classifica è precaria, guardate dove la Juve, guardate dove l'Atalanta, siamo lì, è uno scontro diretto, e soprattutto le altre ieri hanno vinto, e come hanno vinto, il Milan poi ha vinto anche con la Lazio, che abbiamo già battuto anche noi, ma è anche una squadra che comunque si andrà a giocare quella porzione di classifica fine anno. Juve e Atalanta adesso sono lì, bisogna assolutamente cercare la vittoria oggi, io credo che sia doveroso. Ieri Allegri ha tirato fuori un dato, cioè che l'Atalanta non ha mai preso gol e quindi non ha mai perso in casa, è vero, perché nelle due precedenti partite in casa a Bergamo l'Atalanta ha fatto esattamente così e ha segnato 5 gol. La Juventus invece sulle tre trasferte che ha fatto fino a questo momento, compresa ahimè Reggio Emilia, ha fatto 7 gol e ne ha subiti 4, il che significa che tra Udinese e Empoli non aveva preso gol, però 7 gol in 3 partite è una buona media, e c'è stata quella debacle lì di Reggio Emilia dove la Juventus è andata a subire 4 gol. Nelle ultime gare tra Juventus e Atalanta, dicevo, ci sono sempre state delle buone prestazioni. L'anno scorso per dire non abbiamo mai perso, a Bergamo abbiamo vinto 0-2, gol di Iling Junior e Dusan Vlahovic, lo ricorderete, è l'episodio in cui la curva dell'Atalanta si era messa a fischiare, a fare i burassisti nei confronti di Vlahovic, e Vlahovic aveva risposto con quel grande, anzi grandissimo gol, e poi ricorderete anche quello, il 3-3 allo Stadium, era stata la prima partita post sentenza, post penalizzazione della Juventus. La Juve aveva risposto con, secondo me, una grandissima prestazione, una delle più divertenti secondo me dell'anno scorso, dove purtroppo per via di qualche errore individuale tecnico c'erano stati 3 gol subiti dalla Juve, dei piccoli blackout mentali, ma che in quel momento lì erano normalissimi, e per la partita che invece aveva messo in campo la Juve ci poteva anche stare in quel momento, appunto, dei piccoli passi falsi. La Juventus aveva fatto, secondo me, una grande prestazione dal punto di vista proprio del ritmo, dell'intensità, era una prestazione che mi era piaciuta, anche perché si doveva dare una risposta. Ora siamo lontani da quella dinamica, da quella dimensione, e dobbiamo semplicemente rispondere sul campo, perché appunto è una partita importante, delicata, tra due squadre che sono lì in classifica, quindi uno scontro diretto e vale 6 punti. Danilo, Lukman e Malinowski, nelle ultime partite questi sono stati i 3 calciatori che hanno segnato di più. Danilo e Lukman saranno presenti anche oggi, Malinowski no, grazie signore, grazie, perché negli ultimi anni la Juventus contro l'Atalanta perdeva perché Malinowski a un certo punto tirava fuori dal cilindro il gol dell'anno, non gioca più a Bergamo e quindi benissimo, però c'è da stare attenti comunque anche ad altri giocatori. I loro giocatori chiave in questo momento sono appunto Lukman e Kop Meiners, fiora all'occhiello secondo me dell'Atalanta, che quest'estate era stato trattato dalla Juve, mi sarebbe piaciuto tantissimo, non vi ho mai nascosto il mio amore nei confronti di Kop Meiners, e vi ho anche detto a più riprese che è uno di quei giocatori, dei pochi giocatori in Serie A per cui farei veramente una grossa eccezione su un'offerta, perché Kop Meiners mi piace tantissimo, tantissimo. Poi c'è da stare attenti anche da Ketelare, ha iniziato bene questa stagione, non solo in Serie A in realtà, quindi c'è da stare attenti perché è un giocatore rigenerato, e c'era da stare attenti a Scamacca, ma è out esattamente come Vlahovic, quindi il duello tra i numeri 9, tra i giocatori terminali offensivi di Juventus e Atalanta sarà
semplicemente posticipato al ritorno. Ricorderete anche qua c'è un siparietto, un collegamento divertente, perché quando la Juventus tratta Vlahovic, l'alternativa a Vlahovic era proprio Scamacca. Oggi potevano incontrarsi da avversari con le maglie di Juventus e Atalanta, non accadrà, entrambi hanno un problema fisico. Scamacca una lesione muscolare, Vlahovic questa lombalgia, questo problema alla schiena che lo ha un po' incatenato nelle ultime partite, quindi oggi è fuori. Voglio fare il confronto tra le due squadre, come facciamo di solito con la solita tabellina, eccola qua, direttamente presa dal sito della Serie A. La Juventus è una squadra che segna più dell'Atalanta, subisce anche più gol, tira di più, poi come vedremo in realtà, anzi lo diciamo già adesso, la Juventus tira di più sì, ma l'Atalanta tira più in porta, quindi c'è questa piccola differenza, infatti l'Atalanta ha 5-33 contro i 4-33 di tiri in porta. Serve più assist, la Juventus è una squadra che fa più passaggi in generale dell'Atalanta, ha anche più precisione nei passaggi, 84% contro 80, ma l'Atalanta esegue più passaggi sulla tre quarti, che è dove ovviamente c'è più pericolo, perché siamo veramente vicini all'area di rigore avversaria. Attenzione, perché l'Atalanta è una squadra molto fallosa, 13 falli e rotti in media a partita, è una squadra che dribbla tanto e poi andremo ad approfondire questo dato, ha un baricentro medio più alto rispetto a quello della Juve, la Juve però è una squadra che effettua più passaggi chiave, l'Atalanta finisce spesso e volentieri in fuorigioco, batte più corner della Juventus, la Juve crossa meglio e di più dell'Atalanta, anche se siamo lì, perché sono due squadre che comunque gli esterni li sfruttano, e come sono squadre che giocano comunque con il 3-5-2 o comunque con il 3-4-3, squadre con la difesa 3 che sfruttano molto i quinti di centrocampo. L'Atalanta passa più tempo nella propria metà campo, la Juventus passa più tempo nella metà campo degli avversari, anche se, come possiamo vedere dal punto di vista temporale, i confronti sono molto molto simili. Allegri ha detto spesso e volentieri che la Juventus quest'anno deve correre più degli avversari. Ecco, questo potrebbe essere un problema, perché loro a centrocampo corrono più di noi. Hanno De Ron e Cobb Mainers, che hanno una media di chilometri percorsi superiori a tutti gli altri giocatori nella rosa della Juventus. Non solo, l'Atalanta in Serie A è la terza squadra che corre di più in generale. Quindi oggi abbiamo un confronto contro una squadra che corre e che ha sempre fatto dal punto di vista fisico la grossa fortuna dell'Atalanta. L'abbiamo sempre detto, quando ci sono dei limiti tecnici bisogna correre più degli avversari, questo è uno dei motivi per cui Allegri quest'anno sta continuando a insistere su questa cosa. Oggi l'Atalanta è una squadra che corre di più, a centrocampo corre di più, e avremo per forza di cose la necessità di fare una partita molto 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 spinta, molto 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 intensa. L'Atalanta è la squadra migliore in Serie A per recuperi palla. Io credo che sia necessaria oggi una prestazione decisamente migliore rispetto a quella di Juventus-Lecce di martedì, perché abbiamo perso praticamente tutte le seconde palle, praticamente tutte. E attenzione che il Sassuolo ci ha fatto male, era riuscito a trovare quella falla, quella difficoltà nella Juventus con i dribbling. Il Sassuolo è la squadra che dribbla più in Serie A, l'Atalanta è la seconda squadra che dribbla più in Serie A. Quindi anche qua bisogna stare molto attenti, come bisognava stare attenti al Lecce, che era la squadra che segnava di più con i gol dalla panchina, ben 4, ecco l'Atalanta è la seconda, anche qua bisogna prestare un occhio, prestare attenzione, perché l'Atalanta è la seconda miglior squadra in Serie A da questo punto di vista, ben 3 gol dalla panchina contro i 4 del Lecce, che per fortuna non sono poi arrivati nella partita infrasettimanale, però l'Atalanta è un'altra squadra molto pericolosa in questo fondamentale. Loro segnano tanto nel finale dei tempi, gli ultimi 15 minuti sia del primo che del secondo tempo sono abbastanza delicati, perché probabilmente alzano i ritmi per cercare di cogliere di sorpresa e in scacco le squadre avversarie. Quindi ultimi 15 minuti del primo tempo, ultimi 15 minuti di partita, attenzione, perché l'Atalanta dà quel giro di chiave e inizia ad alzare i ritmi. Per questa cosa però tendono anche a scoprirsi e a subire un po' di più. Infatti nel finale, gli ultimi 15 minuti del primo tempo, oltre a segnare tanto, subiscono più gol, e se vogliamo tra virgolette anche nel secondo, perché come con il Lecce l'Atalanta è una squadra molto solida nel secondo tempo. Infatti ha subito soltanto un gol fino adesso in queste prime partite di campionato, e l'ha subito appunto negli ultimi 15 minuti, che significa che magari per cercare l'arrembaggio, per cercare di andare a trovare il gol, se nel secondo tempo sono molto compatti, sono molto ordinati e tendono a non subire, negli ultimi 15 minuti in quell'occasione hanno subito gol. Però attenzione, perché iniziano a essere già 3-4 statistiche interessanti e pericolose per la Juve.
L'Atalanta è una squadra che dribbla tanto, che recupera tanto il pallone, che gioca tanto sulla tre quarti. L'Atalanta è una squadra che in casa non ha ancora mai perso, non ha ancora mai subito gol, nel secondo tempo ne ha subito soltanto uno. È una squadra che corre tanto, quindi ci sono delle indicazioni secondo me molto molto pericolose. La Juventus, nonostante tutto questo, è una squadra che secondo me è partita nel modo in cui doveva partire, non è andata proprio secondo quelli che erano i miei standard. Secondo me manca almeno un punto alla classifica della Juve, per quella che era un po' la mia idea, la mia tabella che mi ero programmato, fatto a inizio stagione. Però questo è, e ora vediamo che cosa succederà, consapevole del fatto che è difficile perché mancano Vlahovic e Milik, ma consapevole anche del fatto che anche loro hanno delle assenze, che un campionato è fatto così, e soprattutto che questa è una partita essenziale per i risultati delle avversarie di ieri, e perché l'Atalanta è lì ed è uno scontro diretto a tutti gli effetti. Ci vediamo oggi pomeriggio, ciao.